Ho concesso una settimana di tempo a tre edicole della mia città per procurarmi una bustina dai set più vecchi a quelli moderni e tre dell'era spada e scudo. Gli abbiamo lasciato queste quattro bustine colorate, tre per l'era spada e scudo e questa gialla per la bustina bonus. Prima edicola, e questa mia madre se la ricorda molto bene dato che ci ha speso gli stipendi. Siamo nell'edicola tabacchi del Boschetto, qui alla Conad Boschetto di Riccione. Bene ragazzi, andiamo subito a chiedere. Innanzitutto buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Vi abbiamo dato una settimana per procurarsi delle bustine. Vi abbiamo dato delle buste colorate da riempire. È riuscita a trovare qualcosa? Forse. Forse, ok. Le buste sono tutte piene di bustine, quindi io gliele pago innanzitutto, così facciamo a scatola chiusa e vediamo. Sono quattro bustine. 20 euro, andata. Vabbè, 5 euro, prezzo stock, quindi onestissimo. Intanto le lascio la 20 a lei, la ringrazio. Grazie. E andiamo a controllare il contenuto di queste bustine colorate più la gialla che è qui. Eccola qua. A posto, grazie mille, gentilissima. Grazie a voi. Andiamo nell'angolo. Controlliamo adesso l'effettivo contenuto delle bustine. Andiamo con quella verde come nostra routine. Abbiamo lucentezza siderale. Non male ragazzi. Come inizio ci stiamo. Sempre è l'era spada e scudo. E controlliamo se ovviamente c'è un'alternative art qua dentro. Speriamo, tipo Valkia. Così. Intanto vi lascio il codicino che non si vede. Si vede? Non si vede. Non si vede. Ok. Intanto vi lascio il codicino e andiamo a controllare. Oh, tanto segnalino viastro. Anche questa not bad. E andiamo a vedere. Allora, adesso io non le vedo benissimo, quindi nel caso esulterà il cameraman e devi lasciare like per queste bustine che apriremo, tranne ovviamente la bustina gold e questa è vuota. Andiamo con la prossima. Bustina azzurra, la mia preferita, lo sapete. E vediamo se ci ha messo anche la mia bustina preferita, che è origine perduta. Tempesta argentata, che comunque sul canale ha regalato grandi emozioni con quel Lugia fantastico. Andiamo a vedere se magari ne prendiamo anche un altro. Che dici? Tanto il codicino è già girato. Cosa sta succedendo in questa bustina? È tutto così sbagliato. Mettiamo giù il codicino, mettiamo giù la bustina. 1, 2, 3, 4. Mettiamo giù e andiamo a vedere. Hai lasciato sto like? Dai. E soprattutto pulliamo qualcosa. Adesso vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Vamos! Almeno la V. E infine la bustina che rappresenta Charmander, cioè quella rossa. Andiamo a vedere il suo contenuto. Oh, oh, qui alziamo il livello decisamente. Però questa, io vi dico la verità, non la apro. Almeno che non lasci 200 commenti, così. Facciamo 200 commenti, ci sta, non lo facciamo mai. Quindi 200 commenti per aprirla. E infine abbiamo la bustina gold, che in realtà è gialla, raga, cioè... Però gold fa più figo, quindi andiamo a vedere se c'è qualcosa. Io la faccio vedere prima alla telecamera, così mi fate voi l'esultanza nel caso. C'è qualcosa di interessante? Sì? Raga, non scherziamo. I colori mi ricordano qualcosa di molto interessante. Vamos! Vamos, raga! Ma quanto è bella! Questa non la apriamo assolutamente ed entra nella mia collezione personale. Prima edicola andata! Che bomba, ragazzi! Quindi passiamo alla seconda! Seconda edicola della giornata. La prima non ci è andata affatto male, con una fantastica bustina di bianco e nero. E la seconda edicola è la coccinella della Coop Perla Verde di Riccione. Andiamo a vedere che cosa è in serbo per noi. Ok, come prima cosa ovviamente controlliamo tutto quello che è in esposizione. Questo è il nuovo pacchettino della Jadis, interessante, con tre bustine, 10 euro, però c'è ovviamente il nostro amato Origine Perduta. Se hai un Giratina B Alternative Art, io lo sto ancora cercando. Poi, vabbè, abbiamo Yugi, Magic, fa schifo, Magic non ci interessa. Abbiamo Pokémon, vabbè, Pokémon Go, Destino di Paldea, molto interessante, singole così. Però noi stiamo cercando qualcosa di spada e scudo o addirittura più raro. Ultima espansione di Pokémon, non ci piace, brutta, brutta. Lasciate like e commentate come questa espansione potevano evitarla, ovviamente. Poi vabbè, Chrono Force, altra espansione che proprio abbiamo evitato come la peste. Qui andiamo sulla Jadis praticamente, vediamo se c'è qualcosina. No, anche qua è tutto Chrono Force. Queste sono vabbè, pacchetti che possiamo evitare alla grandissima. Infine Paradosso Temporale, che non è male come espansione, non mi è dispiaciuta per l'era Scarlatto e Violetto. Ossidiana, vabbè, ci abbiamo già tutto. E poi qui ci abbiamo lo ritiro su. Ci abbiamo tutto, era di sempre Scarlatto e Violetto e Evoluzione Paldea.
Qui abbiamo i blisterini a tre, bellino di destino a Paldea, i mazzi lì con origine perduta che hanno fatto palesemente per vendere origine perduta e infine le tin. E le tin non è male questa di destino a Paldea, però noi cerchiamo sempre qualcosa di più raro. Bene, una settimana fa vi abbiamo lasciato delle buste con una lista di carte che ci potevate trovare. Se siete riusciti a trovare qualcosa, le avete farcite le buste? Sono piene? Certo. Ok, quindi innanzitutto facciamo a scatola chiusa. Quanto vi devo per tutte e quattro le buste piene? 20 euro, andata, quindi sono 5 euro prezzo stock, onestissimo. Speriamo che ovviamente troviamo anche qualcosa di raro in mezzo. Perfetto, vi ringrazio. Noi ci mettiamo da parte e controlliamo che cosa ci avete rimediato. Grazie mille. Ricordiamo che in queste bustine colorate c'è tutto l'era spada e scudo, almeno questo abbiamo chiesto, mentre in questa ci dovrebbe essere qualcosa di veramente fantastico, come avete visto nella prima edicola. Quindi è ora di lasciare like e commentare con vogliamo di più. Partiamo dalla bustina verde e vediamo che cosa ci ha trovato il nostro edicolante di fiducia. Vediamo un po', rullo di tamburi, ok raga, ci siamo. Espansione non estremamente rara, ma molto interessante, comunque spada e scudo. L'apriamo? E quindi subito a spacchettare, perché lo sapete, a noi ci piace spacchettare così, appena comprate, belle fresche. Il codicino ve lo regaliamo come al solito, il tricchettino è a 4 perché è la vecchia era, e andiamo a controllare. Bam! Dai, allora, qui tocca trovare l'alternative art di Palkia, come minimo. No, sarebbe fantastico in una bustina così, sarebbe veramente atomico. Abbiamo la reverse e abbiamo almeno la holo. Non male. E adesso tocca Squirtle, il mio preferito, lo sapete. Vediamo un po'. È questo. Iniziamo ad alzare l'asticella di un pochino. Non male per il Charizard Alternative Art. Andiamo subito a vedere se è in questa bustina. È esplosa la bustina, cioè guarda come si è aperta. Andiamo a vedere se è in questa bustina. Codicino tutto per voi, perché noi lo regaliamo. Tricchettino a 4. Speriamo che qualcosa riusciamo a pullare. Vediamo un po'. Oh, mi sembra di aver visto qualcosa, quindi è il momento di lasciare like. In questo istante. Andiamo, vediamo. Ok. No, forse era la reverse nera. Sì, era la reverse nera. Mi ha illuso. Ultima bustina per dire comune, quando sappiamo che in realtà non sono più comuni, ed è origine perduta. Gratina via alternative art, ragazzi. Magari. Prego. Allora, se qui trovo un Gratina via Alternative Art, io mi faccio prete, letteralmente. Intanto vi lascio il codicino, il tricchettino è sempre a 4 e andiamo a vedere. Bam! Ok, allora, non vorrei dire, ma forse qualcosa, solo che come la bustina di prima, forse qualcosa ho trovato e poi in realtà non ci ho trovato niente. Abbiamo la reverse e la holo, vabbè, meglio di niente. E infine manca proprio questa, però ti lascio 2 secondi per mettere like in questo istante, perché qui c'è una bomba. E mentre controlliamo che cosa c'è dentro, ti ricordo che a 200 like e 150 commenti c'è il souvenir dei Troig, lo sai, una garanzia. E il suo contenuto è, diciamo così, guarda, ti faccio mettere la telecamera dentro, pronto? Ah, vai! Vediamo che cos'è, è interessante? Ragazzi, è un trionfo dei draghi, questa gran bella bustina, tanta tanta roba, questa se la merita la busta gold, ma noi non l'apriremo. E anche l'edicola Coccinella non delude, ma adesso passiamo alla prossima edicola. Terza e ultima edicola della giornata, di proprietà di una nostra vecchia conoscenza che ci aveva già procurato evoluzioni etere, ma questa è la sua edicola estiva. Quindi hai avuto una settimana per trovarci delle bustine, che ti abbiamo fatto la lista e ti abbiamo dato come al solito le nostre buste colorate. Le hai riempite queste buste colorate? Certo. Tutte e quattro addirittura? Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, quanto ti dobbiamo? Prima di tutto. Allora, sono 4, ognuna costa 5 euro, quindi 20 euro. 20 euro, perfetto. Prezzo stock, in sostanza. Va bene, onestissimo, okay. Come al solito. Grazie. Intanto grazie a te e niente, se hai le bustine da darci, certo, le prendiamo molto volentieri. Belle farcite. Certo. E andiamo subito a controllare il loro contenuto. E come nostro solito, iniziamo con la bustina verde che contiene... E niente raga, oggi è la bustina verde di lucentezza siderale. Prima o poi troveremo sto Palkia Alternative, che poi io già ho in collezione, ma nel caso lo diamo al videomaker là dietro. Andiamo a controllare il codicino. Vai, si vede bene adesso, dai, ci sta, la luce è buona. Il tricchettino non ci scordiamo che ha 4, quello a 1 non ci piace. E andiamo a vedere, io non vedo, quindi esulterà soltanto il nostro videomaker. Guardiamo un po' e ti ricordo che ha
È vuota? No, c'è qualcosa. Abbiamo trovato il dialga. Comunque, vi dicevo, vi ricordo che ha 200 like e 150 commenti, souvenir della giornata toroica. E andiamo con quella azzurra, che è la mia preferita, e quindi c'è origine perdu. Non è vero, astri lucenti, però col Charizard, quindi not too bad. Controlliamo il codicino e speriamo già in un codice nero, che non mi ricordo qui se c'era o no. No, infatti è bianco, quindi vediamo il codice. E andiamo come al solito di tricchettino, 1, 2, 3, 4... E vediamo se pulliamo. Pronti? Alla veloce qui, 200 like, 150 commenti. Adesso, così che il souvenir. Vediamo, c'è qualcosa? Vamos! Anche la TG! Perché della zona ci troviamo alla cartolibreria di Porto Verde. E in tutto ciò siamo già arrivati a quella rossa, che ovviamente è quella più rara. Quindi come minimo ci deve essere un'evoluzione. Beh, colpo fusione, la prima della giornata, e speriamo che pulli come le altre. Quindi andiamo a vedere il suo contenuto e cerchiamo quel Gengar Alternative Art, che è davvero tanta roba. Intanto qui il codicino, un po' smangiucchiato, 1, 2, 3, 4, e guardiamo un po', alla veloce, dai. Hai lasciato sti like, hai commentato con che bel format che avete Troig. Vamos, tutte viene, incredibile, fantastico. E adesso tocca vedere cosa c'è nella gold. Bustina gold, la più difficile da trovare, e scommetto che non è stato facile. Non so ancora che cos'è dentro, però secondo me hai dovuto contattare molta gente. Insomma, mi sono data da fare. Vero? Ovviamente. Quindi adesso andiamo a controllare il suo contenuto. Raga, tremo, ma di che cosa stiamo parlando? Della prima espansione di nero e bianco, altro che spade, scudo, sole e luna. Qui è qualcosa di veramente leggendario. E dopo questa incredibile giornata con tantissime emozioni, noi annunciamo un nuovo format che sarà le edicole estive, appunto, grazie Donatella per l'idea. Quindi ci vediamo in un prossimo video e ci salutiamo con ciao!